Negozi, bar e ristoranti chiusi il giorno di Capodanno. Il centro storico in condizioni pietose e scoppia la polemica a Ravenna. Ascoltiamo la voce dei cittadini. Una cosa vergognosa se vogliamo essere capitale della cultura nel 2019. Tutto chiuso, uno squallore unico, gente che dormiva sotto il portico, dentro un carrello, panettoni sporchi per terra, è stata una cosa squallida. Il pomeriggio, non quindi parlo della mattina presto, non c'era un vigile in giro, non c'era nessuno. La cosa che mi ha lasciato perplessa era appunto questa persona che dormiva dentro un carrello di fronte alle vetrine dell'ex Bubani, con tutti i panettoni, una sporcizia ovunque. Mi lamento del fatto che a Ravenna sia sempre tutto chiuso, non soltanto diciamo i giorni di festa che richiamano turisti. Noi ravennati delle volte camminiamo da soli per le piazze, ci guardiamo. Ecco, in questo caso è sotto accusa particolarmente il giorno di Capodanno, in cui era tutto chiuso e per giunta le condizioni igieniche della città, molti dicono, erano veramente pessime, soprattutto nel centro della città. Non sono venuto il giorno della, diciamo, del Capodanno in centro, però io lamento il fatto che non ci siano veramente iniziative, non ci sia niente di aperto, ma neanche alle 8:30, alle 9 di sera. Per me andava bene così, perché io sono rimasta in casa, per cui non mi serviva assolutamente che fossero aperti. È giusto quindi che il giorno di Capodanno, o comunque per le feste comandate, gli esercizi commerciali facciano il loro riposo a scapito anche dei turisti, semmai? Per me sì, per me sì. Lei che cosa ne pensa? Anch'io concordo, sono d'accordo su questo. Cioè, secondo me il primo dell'anno deve essere un giorno di riposo assoluto per tutti. Sì, è vero, se uno fa un giro in centro trovi tutto chiuso, una cosa che secondo me è un'indecenza. Cioè, una città come Ravenna, dai, il centro storico è un punto di per ritrovarsi, insomma, tutto quanto chiuso, negozi, si deve fare un giro, cioè, non ho trovato una bella cosa, insomma. Soprattutto in quei giorni, tu dici, si potrebbe sacrificare magari il riposo anche per il fatto che sono i turisti in giro. Certo, infatti, soprattutto per quello. Invece, ti viene a fare un giro in centro e vedi che è tutto deserto, cioè, negozi chiusi, cosa fai? Cioè, almeno il centro di Ravenna, dai, è anche rinomato, insomma, per i suoi negozi e per la sua vita, insomma.